Sapete cos'è la realtà? O sapete distinguere solamente le vostre percezioni rispetto all'ambiente, alle cose, alle persone, agli animali? Qual è la realtà? Che effetto fa un quadro astratto ad un animale? Un quadro astratto è reale. Immagine, suoni, creano in noi emozioni, ricordi, stati d'animo, comprensione. Comprensione della realtà, tua e di ciò che vedi, di ciò che senti. Tra suoni e immagini, in questo filmato, creiamo e ricreiamo immaginari quadri in movimento, basati sui giochi di luce e sui contrasti, accompagnati dal suono della chitarra, in situazioni urbane e a volte in natura. Guardate, non so se si vede, però il castello dà sempre un meraviglioso spettacolo di se stesso. E lo vediamo. Il punto di vista di un nano in macchina. Ma è il mio? Sì, non vedi l'ora di vedermi il corpo di farino, eh? Adesso per non farmi incazzare. Vedi mi sguardo. La strada. Quante persone diverse si possono incontrare? Assetati, ubriachi, coppie, innamorati, prostitute, lavoratori, annoiati. Ogni luogo dimostra di essere habitat e scenario di atteggiamenti. Di notte, ciò che di giorno è ovvio può diventare fugace tentazione. Facilmente soddisfabile agli sconosciuti e anche tra sconosciuti. Anche comprar sigarette. Come i colori e le luci, traspare la sostanza, le abitudini, le finezze, fioriscono le idee, le piccole cose diventano enormi.
Boh, andiamo? Andiamo. Ci sono delle sere in cui sembra che nessuno voglia stare a più di 4 metri dalla tua macchina. Fiato sul collo, inseguimenti mozzafiato fino al primo semaforo, sguardi nello specchietto. E colei o colui alza il volume della dance o si sistema i capelli. I fanali abbagliano e distraggono, speri solo svolti alla prima. Sono una rana, mi chiamo Lana, fa freddino qua giù, sono stata sbalzata qua,
sta correndo velocemente. Tutto questo traffico, questi oggetti rotanti che vanno avanti e poi fanno l'occhiolino. A me non hanno mai fatto l'occhiolino quando ero in corte. Ero invisibile. Le cortigiane mi chiamavano per le loro faccende. Ma dove siamo? Ehi, tu, in che epoca siamo? È tutto diverso, non ci sono più le latrine all'aperto. È tutto più pulito. Alla velocità della luce! I Gonzaga avevano i nani da compagnia. Nella camera degli sposi vi è un affresco raffigurante la famiglia con la servitù ed alcuni illustri coinquilini, tra cui i nani. Stamattina sputo fiore. Cos'è che dà? Cos'è che tieni? Cioè, quella della bella. E questa qui fino a sputi fiori. Ah, no, brutta no, piacere. Dai, c'è una voce che sembra una tossica. Quante cose ha fatto la natura e quante cose ha fatto l'uomo. Però tante delle cose che ha fatto l'uomo rimangono ferme, non hanno anima. L'anima ce la dà chi vive. Qualcosa me lo può dare chi prova sentimenti. Un oggetto da solo non è niente se non ha una storia. E la storia viene fatta da persone che vivono, da animali che vivono, da piante che vivono. Ma se non uno di questi non dà un input, sono semplicemente oggetti.
Quanto sembra lontana la città, il caos, il traffico. Eppure a meno di un chilometro dal centro storico. Questo è il centro storico. Qui avremmo potuto vedere Lana comprare al mercato verdure per i nobili della città. Che effetto fa un luogo ricolmo di storia? E tra queste pietre, leggenda narra che posò il piede Napoleone e fu incisa una croce su di essa. Buona ricerca.
Thank you.